Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo nella Formentor e guardate un po' dove siamo. Siamo sulla neve. Non so se rende il video, ma la neve è anche abbastanza alta, facendo conto che momentaneamente non sta nevicando, ma ha nevicato fino a poco fa e qui non ci è passato lo spalaneve. Stiamo andando avanti senza nessun problema. Ci siamo divertiti per salire su un attimo nelle curvette che facevamo un po' di slalom. E adesso stiamo percorrendo una strada che sinceramente non ho mai percorso, perché di solito era sempre piena di neve e non la spalavano, perché è una strada difficile da raggiungere e in teoria non serve che la raggiunga nessuno. Vediamo come si comporta sta macchinetta sulla neve e speriamo di non rimanere impantanati, anche perché sono le 5 e 3 quarti e rischiamo di passare qui la notte, però non c'è problema. Rallento un po' così vedete anche il mio amico Edo col suo Q5 che è dietro. E niente, si è perso. Non so se... eccolo, lo vedete nello specchietto. C'è anche lui col nuovo Q5. Ci facciamo un bel giretto qua nella neve e vediamo come procede. Abbiamo fatto passare Edo davanti e proseguiamo, anche se vedo che la neve sta diminuendo, l'altezza della neve non è più come sopra, però dai, almeno proseguiamo e vediamo fino a dove porta effettivamente sta strada. Come potete vedere Edo col Q5 davanti, adesso fa un po' strada lui e vediamo come se la cava e come cammina. Come avevo detto, infatti, purtroppo, come potete vedere, stiamo già scendendo. Adesso cercheremo un attimo di fare inversione e andiamo su e ritorniamo su a Bolognola e vediamo un attimo, anche perché qui si nevica, ma stiamo scendendo verso il lago di Fiastra, da quelle parti lì, e sicuro ce ne sarà di neve, ma sarà pochissima. Già, come potete vedere, qui sono 5 centimetri e basta. Ci siamo girati, a quanto pare la neve sta cominciando a scendere più corposamente, ritorniamo su. Visto che prima l'abbiamo fatto tutto in discesa, adesso facciamo tutta la salita. Vediamo un attimo come si comporterà effettivamente. Come potete vedere si cammina parecchio. Vedremo un attimo come si comporterà anche quando saliremo più su, che la neve è all'incirca di una ventina di centimetri abbondanti ed è in salita. Io già so il risultato, però voglio farlo vedere anche a voi. Abbiamo messo il controllo di trazione in ESC Sport e niente, adesso stiamo andando su. Vi ricordo che sono in individual con il cambio in sport, in questo caso lo sto usando in manuale, e la trazione integrale in normale, quindi entra all'esigenza. In questo caso qui la sento entrare, ma raramente, quindi poche volte. E stiamo andando su. Vi ricordo che qui non è grossa la salita, ma stiamo salendo, stiamo in salita. Permette di più, hai visto? In modalità ESC Sport. Che figata. Mi sono cambiato pure. In terza, ragazzi, a 1700 giri va su, che è una meraviglia. Anche il Q5 di Edo devo dire che non si comporta bene. Ricordo che comunque sia io che il Q5 che vedete davanti abbiamo le gomme termiche. So che tipo di gomma è la sua, conosco il marchio, ma non so effettivamente come si comporta sulla neve. Per adesso, da quello che sto vedendo, molto bene. Però la testeremo, quindi conosco molto bene la mia, visto che ci sono venuto parecchie volte, e so che non ho problemi. Nel mentre, come potete vedere, la neve sta cominciando a scendere più copiosamente e la cosa ci piace molto. Siamo in salita. Qui però ci siamo passati noi prima, c'è passata anche altre macchine e a quanto pare qualcuno ha anche scavato, non capisco il motivo, però vabbè.
adesso è entrata la trazione integrale anche bruscamente, perché l'ho sentita, stavano slittando le ruote davanti e ha dato quella botta dietro che è entrata la trazione integrale. È entrata anche bruscamente, di solito quando entra in questo modo così non è proprio il massimo. Qui siamo nel pezzo dritto, in piano, addirittura un po' in discesa, poi ricomincia un'altra parte di salita. Tutto ciò si sta facendo buio, spero che voi riusciate a capire bene, si veda bene nel video e tutto quanto. Vi ricordo che comunque, vabbè, avrete sentito anche mio fratello in sottofondo, ma ho delle Hankook Aicept Evo 3 invernali che, come potete vedere, camminano alla grande e mi sto divertendo parecchio. Quindi purtroppo non vedrete altre riprese, ma spero che questa renda bene l'idea e vi faccia capire quanto ci stiamo divertendo, e anche perché stiamo andando a 43 all'ora, 44 in salita, e con qualche piccola acceleratina, scodatina e tutto quanto, e dà gusto veramente tanto, e la macchina cammina parecchio senza fare una piega. Non so se rende bene dal video, ma qui la neve è all'incirca di una 25ina di centimetri, se non so se lo riuscite a vedere per bene, ma la neve è bella alta, quindi sento che dove ci sono questi solchi un po' più alti la Formentor tocca, purtroppo non c'è niente da fare. Ecco, vedete, ha buttato la trazione integrale e niente. Adesso siamo in off-road. Siamo in quarta a 60 all'ora. Vi ricordo che comunque la neve qui è fresca perché sta nevicando adesso, quindi adesso qui c'è una bella corvetta, rallentiamo, scaliamo marcia. Però in off-road non me la fa, cioè l'acceleratore in off-road è molto molto più progressivo, non me la fa slittare, non me la fa scodare come piacerebbe a me. La sport? Sì. Adesso l'abbiamo messa in sport e vediamo un attimo come si comporta. Ecco, vedete, in sport me la fa slittare di più, mi dà più potenza e l'acceleratore è molto molto più pronto. Ma io non mi ricordavo che ci avevamo messo così tanto. Infatti è un bel po'. Però ti sei divertito? Io sto registrando, Aspetta, ti sei divertito? Scendi fuori e fai un video. Come mi giro qui? Va un po' più su, lasciami un po' di spazio libero. Vedere una vera trazione posteriore che parte dal posteriore è completamente diversa rispetto a una trazione che parte dall'anteriore. Ci si diverte? Beh, parte molto di più l'Audi. Cioè, credo, parte tutto dal posteriore lì. Dai, andiamo verso il parcheggio di Bolognola.
Come avete potuto vedere, quando la trazione parte prima dal posteriore e poi sposta in avanti, i traversi comunque vengono meglio. Il Q5 c'ha il motore longitudinale, quindi è scontata come cosa. Poi è comunque un'altra struttura di macchina. Giusto per stare un po' più leggeri, la neve è abbondante, sarà una robetta del genere, quindi un 20 centimetri. Eccola la Formentor. Adesso vi lascerò delle belle riprese. Abbiamo fatto di tutto e di più. Questo sarà penso l'ultimo video che uscirà con la Formentor sulla neve, ma guardate, intanto godetevi queste riprese della Formentor innevata così, con tutta sta linea, soprattutto la linea qui dietro, così, in questo modo così, a me fa impazzire, fa letteralmente impazzire. E queste gomme qui, le Hankook Septevo 3, vanno alla grandissima. Non mi posso minimamente lamentare. Guardate quanta neve tengono su. Cioè, questa neve non si leva nemmeno, per quanto è appiccicata bene. E quando è così, vuol dire che la macchina cammina dappertutto. E poi, comunque, come potete vedere, la neve si compatta facilmente. E adesso becco mio fratello, si compatta facilmente e facendo così si può andare dappertutto. Ovviamente se dopo toccate sotto vi impantanate e rimanete. Abbiamo da fare una bella salitina, come potete vedere lì davanti. Non so se il video rende abbastanza, però comunque vi dico che è bella carina di salita. E adesso siamo in modalità off-road, ESC in sport, e andiamo su. Andiamo su con calma, anche perché si sale. Vedete, non fa una piega. Ragazzi, non slittano le ruote. I giri motore non salgono perché non slittano le ruote. L'auto va su tranquillamente, senza fare una piega. Guardate, non c'è un minimo problema. 1400 giri e si va su come un trattorino. Lasciate perdere le buche. Poi, come vedete qui, classico, una volta che finisce la neve davanti al radar anteriore non c'è niente da fare, appaiono tutte queste spie così. Però a noi non ce ne frega niente. Mazza tutte ste buche, oh. Però ragazzi, si va su, si cammina tranquillamente. Ecco, un'altra salita senza gas costante e
e va su. Guardate, guardate, gas costante, non slitta e andiamo su. Eccoci qua risaliti su in cima. Non c'è niente da fare, raga, la Formentor fa paura sulla neve. 138 km fatti come l'altra volta, la trazione integrale e il divertimento, come avete potuto vedere, paga. Ovvero l'auto consuma un bel po'. Però vabbè, niente, l'importante è divertirsi. Arriviamo dappertutto, ovvio la neve non è altissima, sono 30 cm di neve che per la Formentor è perfetta. In questo caso è anche fresca, ne sta buttando giù parecchia. E un mix perfetto per divertirsi, ragazzi. Detto ciò, noi adesso abbiamo finito di divertirci. La bestiolina che c'è qui tra le gambe di mio fratello si è divertita, ha corso pure lei. E adesso ci dirigiamo verso casa. Questi sono stati i consumi e questi i chilometri che abbiamo fatto per fare questi consumi. Guardate qui che roba. Guardate il parcheggio dove abbiamo fatto tutti i vari traversi e tutto quanto. Come potete vedere, ci siamo divertiti parecchio. E adesso ritorniamo verso casa. Io per adesso vi ringrazio di aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché oltre a parlare di argomenti e spiegarvi certi argomenti, ci divertiamo anche. Grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, seguitemi anche su Instagram, dove pubblico alcune anteprime di alcuni video. E detto ciò, arrivederci e al prossimo video.